bianco febbraio, il mese più freddo dell'anno, era giunto subito dopo la ripresa dei rapporti fra Anna e Diana, in seguito a quanto Anna aveva fatto per la piccola Minnie May. Chissà perché mi vuole vedere a quest'ora. Posso andare da Diana soltanto per un minuto, Marilla? Per quale motivo dovresti andare da lei a quest'ora, signorina? Dopo che avete chiacchierato qui fuori in mezzo alla neve per tutta la giornata. Tu hai ragione, ma vuole vedermi lo stesso. Deve avere qualcosa di molto importante da dirmi. Importante? E tu come fai a saperlo? Perché me lo ha appena segnalato lei. Io e Diana abbiamo inventato un sistema di comunicazioni dalle nostre finestre usando una candela e un cartoncino. Così una volta o l'altra, per dirvi delle stupidaggini, darete fuoco alle tendine. Oh, ma noi facciamo molta, ma molta attenzione, Marilla. Adesso Diana ha segnalato che ha una cosa estremamente importante da rivelarmi. E io sto morendo dalla curiosità di sapere di che cosa si tratta. Beh, se devi morire non mi lasci molta scelta. Vai pure. Ma voglio che tu sia di ritorno tra 10 minuti al massimo, non di più. Promesso. La porta potresti chiuderla. Marilla, la sai qual era la cosa importante? Che domani è il compleanno di Diana. Allora la madre le ha suggerito di chiedermi se per caso volevo andare a casa sua appena uscita da scuola e restarci tutta la notte invece di dormire qui. Ci saranno pure i suoi cugini, sai, quelli che abitano a New Bridge, e porteranno una grande slitta rossa fiammante. E la sera andremo ad uno spettacolo al Debating Club. Tutto questo sempre che tu mi dia il permesso di andare, si intende? Ma tu me lo darai, non è vero, Marilla? Ho addosso una tale agitazione. Beh, fatela passare, perché tu non ci andrai. Intanto tutta questa storia del concerto è una stupidaggine. E poi alle bambine della tua età dovrebbe essere proibito frequentare locali simili. Sono sicura che il Debating Club è un posto rispettabilissimo. Io non lo affermerei con tanta sicurezza. E comunque non mi piace affatto che tu te ne vada in giro di notte facendo baldoria fuori di casa e perdendo ore preziose di sonno. E devo dire che mi sorprende che la signora Barry consenta a Diana di farlo. Ma questa è un'occasione del tutto particolare. È una cosa che capita soltanto una volta in un anno. I compleanni non si fanno ogni piesso spinto, capisci? Ci sarà anche il reverendo al concerto e dirà alcune parole di introduzione. Mi farà bene ascoltarlo. Sì, buona, fammi andare, Marilla, ti prego. Cos'è, sei diventata sorda per caso? Ti ho detto di no prima e te lo ripeto ora. E adesso fila in camera tua e mettiti a letto. Posso dire un'ultima cosa, Marilla? La signora Barry ha detto a Diana che domani avremmo potuto dormire insieme nella stanza degli ospiti. Pensa quale onore sarebbe per la tua Anna, che si è sempre sentita abbandonata, entrare in una stanza per gli ospiti. Per il momento ne farai a meno. Vai a letto ora, Anna. Non voglio sentire una parola di più. Ecco, veramente dovresti permettere ad Anna di andare, Marilla. Non ci penso nemmeno. E poi mettiamoci d'accordo. A chi spetta l'educazione della bambina, a te o a me? Beh, veramente a te, Marilla. E allora non interferire. Io non interferisco. Esprimere la propria opinione non significa interferire. E se la mia opinione può servire, credo che faresti bene a lasciare che Anna vada da Diana domani. Saresti disposto a lasciarle fare qualsiasi cosa, anche di andare sulla luna se un giorno te lo chiedesse. Le avrei anche permesso di passare la notte con Diana se quello era il problema. Ciò che non approvo è l'idea dello spettacolo. Rifletti, ma se ce la mando magari prende un raffreddore, senza contare tutte quelle stupidaggini di cui si riempirà la testa. Sai meglio di me com'è fatta con la sua fantasia. Una cosa simile la terrebbe in agitazione per una settimana.
Comunque insisto che dovresti ripensarci. Perché sei così lenta, Anna, oggi? Sbrigati, farai tardi a scuola. Credo che faresti meglio a lasciarla andare. Che testardo che sei. E va bene, vada da Diana, visto che a te preme tanto. Marilla, ripeti ancora una volta quello che hai detto, ripetilo! Credo che sia più che sufficiente. E poi ringrazia Matthew, non me, io me ne lavo le mani. Se ti prendi una polmonite dormendo in un letto che non è tuo o per un colpo di vento quando stai uscendo dal club, ricordati che io non ti ci volevo mandare. La colpa sarà di Matthew, non mia. Oh, grazie, Marilla! È da ieri che sto pensando allo spettacolo perché non ne ho mai visto uno. Quando le mie compagne di classe ne parlavano, io mi sono sempre sentita un'escusa, ma da dopodomani non sarà più così, perché avrò anch'io qualcosa da raccontare. Oh, Marilla, Matthew ha capito il mio modo di essere. Ed è meraviglioso sentirsi capiti dagli altri, sai? Comunque è giusto che tu sappia che non hai la mia approvazione. Smettila, Anna, non toccarmi dappertutto con le mani bagnate. Ti ho aspettato un sacco stamattina al solito posto e siccome non ti vedevo arrivare mi sono preoccupata. Come mai hai fatto così tardi? Mi dispiace, ma mi ero dimenticata di farmi dare da Marilla i 10 centesimi per il biglietto d'ingresso. Così sono dovuta ritornare di corsa a riprenderli. Allora Marilla ti ha dato il permesso. La mente di Anna già volava allo spettacolo della sera e non riusciva a concentrarsi sulle lezioni. Gilbert Blythe la superò facilmente nel dettato e addirittura la surclassò in aritmetica. Tuttavia l'umiliazione che Anna provò era minore di quella che avrebbe provato in un altro momento. Comunque, la parte più emozionante del programma di quel giorno ebbe inizio proprio all'uscita di scuola. Il tè fu servito in un'atmosfera molto chic, del tutto adatta all'importanza dell'occasione. Anna e Diana si prepararono per la sera e dopo aver provato una decina di pettinature diverse, decisero che i loro capelli stavano meglio così, come al solito. Anna scoprì di provare un senso di inferiorità a causa del suo vestitino semplice e del cappotto di panno fatto in casa, ma decise di rimediare a questo inconveniente con la fantasia. Thank you.
Anna e Diana si divertirono moltissimo sulla slitta e il programma della serata era ancora fitto di occasioni emozionanti per almeno uno dei passeggeri. I garofani nei capelli di Prissy Andrews sono veri, lo sai? Ma va! Il signor Phillips ha mandato a prenderli giù in città apposta per lei. Sul serio? Aprì la porta della torre campanaria. Era buio, era come la pece. La scala era unta e scivolosa. Anna seguì con commosso coinvolgimento la recitazione della poesia La campana non suona stanotte. Scambiò le voci del coro per bisbigli di angeli e si sbellicò dal gran ridere quando Sam Sloan spiegò come un pasticcere aveva covato una gallina. Per tre volte ho offerto a Cesare la corona di alloro e per tre volte Cesare l'ha rifiutata. Io vi chiedo, era forse ambizione questa? Eppure Bruto ci dice che Cesare era un uomo ambizioso. Sì, ambizioso, e Bruto è certamente un uomo d'onore. Di tutti i pezzi della serata, l'ardente recitazione del signor Phillips fu, per il suo tono drammatico, quello migliore. Ad ogni battuta ben riuscita, il giovane maestro guardava Prissy. E Anna, dimenticando le offese ricevute, si spellò le mani ad applaudirlo. Sono qui per seppellire Cesare, non per lodarlo. Ci fu soltanto un numero che non destò l'interesse di Anna. Ammirate il protagonista Bingen, ritto sulle sponde del Reno. Solo, senza alcuno che lo veda, senza alcun vedere, scende per un ripido sentiero di montagna, in groppa al suo fido cavallo bianco. Pensa alla sorella lasciata al paese natio. E anche a colei che sua sorella non è. Sì, che sua sorella non è, una fanciulla con cui da bambino aveva giocato. Fatta eccezione per Gilbert, Anna trascorse una deliziosa serata. E terminato lo spettacolo, rimase il piacere di rifare i vari numeri insieme agli altri. Erano già le 11 passate quando arrivarono a casa di Diana. Tutti dormivano da tempo e la casa era buia e silenziosa. Ma mi spieghi perché ti sei rifiutata di ascoltare Gilbert? Lo sai che quando ha recitato quel pezzo su colei che sua sorella non era, ha guardato direttamente verso di te. Senti, Diana, anche se tu sei la mia amica del cuore, non ti permetto di accennare nemmeno lontanamente a quell'odioso individuo. Perché non facciamo una gara a chi riesce a mettersi a letto per prima? D'accordo. Pronte? Via! Era la zia Giuseppina, ma non so perché sia lì. Già, mi immagino quanto sarà infuriata. Chi la sentirà domani? Ditti, era mai capitata una cosa così buffa prima? Com'è questa tua zia Giuseppina? Veramente non è mia zia, ma di mio padre. Abita a Charlottetown. Se dorme lei nella stanza degli ospiti, noi dovremmo per forza sistemarci qui. E prevedo che saranno dolori, ti avverto. Vedrai come scalciamini me durante il sonno, ma questo è un caso senza via d'uscita. E non essere troppo educata. Usa le maniere forti per allontanarla. La zia Giuseppina non si presentò a colazione la mattina dopo.
E dal canto suo Diana non fece parola con i suoi di quanto era capitato. Anna poté tornare al tetto verde un attimo prima che si scatenasse la tempesta. Ciao! Ciao! Diana! Diana! Vengo! Oh. È vero che stanotte tu e Anna siete saltate addosso a zia Giuseppina? Che c'è? Non ti fidi della mia parola? Ritengo offensivo che tu chieda conferma a Diana. Comunque sappi che non intendo restare in un posto simile neanche un giorno. Tornerò a casa domani, anzi oggi stesso. Vi prego, zia Giuseppina, restate con noi. No, ho deciso, non insistere. Salgo subito di sopra a riporre le mie cose nella valigia e vado via immediatamente. Ah, e per quanto riguarda le lezioni di musica, questa piccola peste, è ovvio che non se ne parla nemmeno. La musica male si adatta a bambine dall'animo così insensibile. Meglio insegnarle a giocare per la strada con i monelli, ma non è il mio campo. Diana, perché non chiedi scusa alla zia Giuseppina? È perfettamente inutile che mi chieda scusa. Non intendo più rivolgerle la parola. Sono molto dispiaciuta. Anna seppe di quanto era avvenuto in casa Barry solo nel tardo pomeriggio, quando andò dalla signora Lind per conto di Marilla. La bambina non poteva far finta di niente, sapendo che l'amica del cuore era nei guai a causa di un gioco proposto da lei. Così, lasciata la signora Lind, si diresse verso la casa di Diana. Diana, ho sentito che tua zia Giuseppina è montata su tutte le furie, è vero? È vero. Stamattina sembrava che stesse sui carboni ardenti. Ha urlato: non mi fermerò mai in un posto simile, e confesso che non me ne importa niente. Ma a mio padre e a mia madre la cosa purtroppo dispiace. E perché non hai detto che è stata tutta colpa mia? Mi sembrava molto scorretto, no? Io non sono mica una spia, Anna. E poi a saltare su quel letto eravamo in due. Quando è così andrò io stessa a dirglielo. Ti prego, non lo fare, amica mia. Perché è capace di saltarti addosso e mangiarti viva con tutti i vestiti. Non spaventarmi più di quanto non lo sia. Vorrei stare sulla bocca di un cannone piuttosto che affrontarla. Ma mi rendo conto che è necessario farlo. È stata mia l'idea di quella gara e assumerò le mie responsabilità. E poi ho una certa pratica di confessioni ormai. Oh, Anna! Avanti! Signorina Giuseppina Barry. E tu chi sei? Sono Anna Shirley e sono venuta a confessarvi una colpa, se avrete la bontà di ascoltarmi. Di che si tratta? Quale colpa? È stata mia l'idea di saltare sopra il letto nel quale lei dormiva, signorina Barry. Io ho scioccamente suggerito a Diana un gioco così stupido. Lei non ci avrebbe mai pensato, davvero. Per cui ora, alla luce di quanto vi ho detto, vi renderete conto che Diana non c'entra e la perdonerete. Oh, che cosa dovrei fare? Perdonarla, dici? Neanche per sogno. Sono certa che quella bambina pestifera abbia avuto la sua parte in questa storia quanto te. Visto che non sapevamo che voi eravate lì, credo che dovreste perdonarci, signorina Giuseppina Barry, ora che tutto è chiarito. O quantomeno perdonate Diana. Ci teneva tanto a prendere lezioni di musica. Pensate, desiderare una cosa e non poterla avere. Se proprio non potete fare a meno di prendervela con qualcuno, arrabbiatevi con me, signorina. Di questi tempi sono abituata alla gente che mi sgrida. Perciò sono sicura che riuscirò a sopportare il dispiacere meglio di quanto non possa fare Diana. Vi piaceva l'idea di dormire nella stanza degli ospiti, non è vero? Beh, devo dire che in fin dei conti hai fatto bene ad esporre le tue ragioni sperando che io le comprendessi. Certo, io ho il mio punto di vista, ma posso ricredermi. Su, siediti. Perché non rimani a raccontarmi qualcosa di te? Con piacere, ma adesso non posso. Devo correre a casa da Marilla Calbert.
Marilla è una signora gentile che mi ha adottato e sta facendo del suo meglio per darmi una buona educazione. Anche se a volte è un'impresa scoraggiante, non arrabbiatevi con Diana, ve l'ho già detto, sono stata io l'unica responsabile. Mi rimorde la coscienza e perciò non vorrei tornare a casa senza la vostra assicurazione che avete perdonato Diana e che rimarrete qui ad Avonlea. Lo farò, ma a patto che di tanto in tanto tu venga a trovarmi e a chiacchierare un po' con me. Allora ci perdonate tutte e due? Esatto, vi perdono tutte e due. Diana! Evviva! Certo che tu sai convincere la gente, Anna. La sera stessa, zia Giuseppina regalò a Diana un braccialetto d'argento e comunicò a tutta la famiglia Barry che aveva disfatto le valigie, dichiarando con franchezza: ho deciso di rimanere qui semplicemente perché voglio ascoltare ancora quella bambina, Anna. Quando Marilla seppe come erano andate le cose, il commento che fece fu: rimbambiresti chiunque con le chiacchiere. La signorina Barry rimase per oltre un mese e fu un ospite molto gradevole. Questo perché Anna riuscì a tenerla sempre di buon umore. E prima di partire, zia Giuseppina le disse: ricordati, bambina mia, che quando scendi in città devi venirmi a trovare e io ti sistemerò nella camera degli ospiti, la più bella. Ad Anna sembrava ormai di aver toccato il settimo cielo per la felicità. Cerca qualcosa, forse la casa che non ha avuto mai.